Il fatto è apparentemente molto semplice, quasi banale. Mario Chiesa, presidente del Pio Alberghio Trivulzio di Milano, incassa una tangente da un imprenditore milanese e viene colto in flagrante dalle forze dell'ordine. Da questo fatto, appunto, però, che poteva limitarsi a essere raccontato nelle cronache del tempo, prende il via una delle stagioni più complesse, controverse e complicate della storia contemporanea del nostro paese, quella di Mani Pulite, i cui effetti si riverberano non solo sulla politica, sul sistema giudiziario, ma anche sulla vita pubblica e sociale del paese, davvero fino ai giorni nostri. I partiti, il sistema dei vecchi partiti giudicati corrotti, verrà completamente spazzato via e da lì inizierà appunto una stagione nuova che prenderà un nuovo nome, non più Prima Repubblica, ma Seconda Repubblica, e il resto davvero è storia dei nostri giorni.